Sbarca in Toscana col primo corso di formazione diretto a medici e pediatri, il progetto per creare una rete nazionale antiabuso di 15.000 pediatri e medici di base. Il progetto è stato lanciato e sostenuto dall'industria farmaceutica Menarini in collaborazione con Telefono Azzurro, Società Italiana di Pediatria, Federazione Italiana Medici-Pediatri e Associazione Ospedali Pediatrici Italiani. Il progetto complessivo della rete antiabuso è sostenuto da Menarini con un investimento di un milione di euro. Il corso che parte a Firenze formerà 30 pediatri su strumenti clinici e giuridici per riconoscere e intercettare i segnali delle violenze, così da avere sentinelle capaci di riconoscere i segnali inespressi dell'abuso. In Toscana nel 2015 sono stati ben 426 bambini e gli adolescenti oggetto di violenza, censiti grazie al codice Rosa attivo nelle ASL della regione. Nell'88% dei casi sono vittime di maltrattamenti. Il 12% subisce abusi. Tre casi su quattro riguardano bambini e ragazzini dai 7 ai 17 anni. Due su tre sono bimbi di nazionalità italiana. Più a rischio le femmine, 239 contro 187 maschi. Tra l'altro l'abuso una volta su due viene messo in atto da una persona appartenente al nucleo familiare. Tra il 2014 e il 2015 le richieste di aiuto per casi di abusi sessuali su bambini e adolescenti pervenute a telefono azzurro sono aumentate.